so se voi avete sentito che proprio a Costa Rei c'è un'audizione per un talent show. Avanti il prossimo. Salve, buonasera. Buonasera, ciao. Voi siete attori, giusto? Attori, direi abbastanza, grazie. E che cosa è che portate questa sera? Noi portiamo audizione numero 2, tratto dall'omonima opera di Baumbach. Baumbach, mai sentito, non conosco. Sì, davvero, davvero. No, lo conosco, comunque, insomma, non può essere, non è un problema. Il palco è vostro, prego. Spero solo di non confondermi perché sono molto emozionato. Tranquillo, tanto non lo conosco il pezzo. No, però era iniziato. Oggi, davvero? Iniziato, sì, iniziato, sì. Il pezzo è iniziato, lo dico al tipo che dice che è un po' emozionato e quindi... No, assurdo, comunque scusate, non lo conosco, ve l'ho già detto, quindi insomma... Prego, potete riniziare. Ok, vado da capo. Spero di non confondermi perché sono molto emozionato. Quindi magari se evitiamo l'interrompere. Tranquilli, non mi interrompo. No, però. No! Davvero? Il pezzo diceva anche questo. No. Ragazzi, sapete qual è il problema? È che voi siete talmente naturali, talmente bravi, che non riesco a capire quando è che recitate e quando è che ce l'avete con me. Guardi, è un dialogo, parliamo io e lui. No. Prego, ricominciate, non vi interrompo, ok? Va bene. Spero di non confondermi perché sono molto emozionato. Quindi magari se evitiamo di interrompere. Guarda, lasciamolo perdere così. Però ci sta ascoltando? Certo. Mettetelo un po' nei panni, ragazzi. Si mette a lei nello strippante. Ho bisogno di concentrazione. Insomma, io devo essere più concentrato io di voi, non è? Davvero, te lo immagini l'attore. Certo, il mestiere dell'attore. Assurdo, veramente assurdo, guardate, non mi è mai capitato. Comunque, cercherò di farla finita, ok? Iniziate da capo, okay. Proviamoci di nuovo. Spero di non confondermi perché sono un po' emozionato. E quindi magari se evitiamo di interrompere. Guarda, lasciamolo perdere così, se ne sono tra di noi. Ma ci sta ascoltando? E là? Un cenno? Guarda, lo lasciamo perdere, pensiamo... No, vabbè, ma lui davvero pensava che noi stessimo recitando. In effetti prima gli avevamo detto così, però. Ma roba la gola, però. Posso prendere l'acqua? Prego! Ragazzi, cioè, lui c'ha la mano alla gola, non so, c'ha bisogno dell'acqua, c'ha la bottiglia dell'acqua. E lui scrive così, è bomba. E lui è un genio! Ma chi lo conosce, insomma, sto genio? Beh, non è per tutti, in effetti. Ma non conosco neanche voi, se fosse per questo, insomma. Che infatti. Ragazzi, iniziamo, ma speriamo che sia l'ultima, perché non ce la faccio più, guarda, mi sto veramente innervosendo. Prego! Ok, spero solo di non confondermi perché sono molto emozionato. E quindi magari se evitiamo di interrompere. Magari lo lasciamo perdere, che dici? Vabbè. Dai, ci sta ascoltando? E là? Un cenno? No, vai, lasciamolo perdere, pensiamo a noi. Ma... Cioè lui davvero credeva che noi prima stessimo recitando. Perché noi prima l'avevamo detto. La roba la gola. Sei serio? Sì, sono serio adesso. Ah, guarda che sta parlando sul serio, No. Guarda che veramente ha un problema alla gola. No, davvero. Ma davvero? Io direi che i due attori assolutamente hanno superato l'audizione. Però ragazzi, bisogna anche dire la verità. Qui abbiamo un super attore, perché Roberto, sei stato veramente bravissimo! Da quel momento in poi la vita di Roberto cambiò e non fu soltanto per via della fama derivata dall'aver eseguito con successo uno sketch di Lillo, Greg e Virginia, ma fu anche e soprattutto per via della convinzione che ogni sua parola, ma anche ogni suo gesto e addirittura ogni suo sguardo avrebbe potuto interrompere un discorso altrui, o meglio, un dialogo altrui. Dialogo che poteva essere scritto anch'esso dall'immortale Baumbach. Questa convinzione l'avrebbe portato, nel corso degli anni, ad isolarsi dalla cosiddetta vita sociale e mondana. Ma, insomma, la vita va avanti, che vuoi farci?